Benvenuti sul canale di Gilda TV. Lezioni a settembre in sicurezza. Fare presto per il bene della scuola. E questo è l'invito del coordinatore nazionale della Gilda Rino Di Meglio, dopo l'incontro del 2 luglio tra il Comitato Tecnico Scientifico e i sindacati. Siamo in forte ritardo sull'organizzazione di tutti gli aspetti della ripresa della didattica in presenza, compresi i provvedimenti per le nomine dei supplenti, che con ogni probabilità slitteranno ad anno scolastico inoltrato, commenta Di Meglio. Per il Comitato Tecnico Scientifico sono tre i punti fondamentali per la riapertura della scuola in sicurezza: mascherine, distanziamento e igiene personale. Al CTS la Gilda ha chiesto di fare chiarezza sulla possibilità di test sierologici e tamponi agli studenti e al personale scolastico e di tener conto della carenza dei servizi igienici presente in un gran numero di scuole rispetto al numero di studenti e personale. Meno di 8 settimane a rientro a scuola in presenza, con spazi che mancano, secondo il MIUR, per almeno 1,2 milioni di studenti. Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, stima che il 40% delle scuole dei grandi centri urbani è in difficoltà con gli spazi e per Mario Rusconi di ANP il 20-30% di scuole ha bisogno di lavori di ristrutturazione interna. Ma anche il personale scolastico è insufficiente a garantire la sicurezza agli studenti con il distanziamento e le norme igieniche. Il governo ha recentemente stanziato 1 miliardo in più per la scuola per assumere a tempo determinato 50.000 persone tra docenti e ATA. Ma al termine delle operazioni di mobilità del personale docente, le cattedre vacanti in organico di diritto sono 85.000, con forti differenze tra le diverse regioni. Quelle con il maggior numero di cattedre vacanti sono concentrate soprattutto al centro-nord. Sui dati preoccupanti del numero dei supplenti per il prossimo anno scolastico è intervenuto il senatore Mario Pittoni, presidente della Commissione Cultura del Senato. Il senatore ha presentato due subemendamenti al decreto rilancio per stabilizzare entro settembre fino a 100.000 docenti, attingendo dalle graduatorie per titoli e servizio. La riapertura delle scuole e la criticità dei trasporti. Dei congestionari mezzi pubblici nelle ore di punta è quanto chiede il Comitato Tecnico Scientifico e il Piano Scuola 2020-21 ipotizza l'ingresso degli studenti delle superiori alle 7 del mattino. Banchi singoli di nuova generazione per gli studenti del prossimo anno, mantenendo così l'adeguato distanziamento di 1 metro. A prometterlo è la ministra Lucia Azzolina. Ma per i presidi i banchi 2.0 sono troppo costosi e ci sono altre priorità. Inoltre, molti si chiedono se i nuovi banchi sono già disponibili sul mercato o se si è in grado di produrli e distribuirli nelle scuole in 8 settimane. Mentre il capo della task force della Regione Sicilia, Delfio Cardinale, propone di segare i banchi di legno a 2 posti presenti in molte scuole per adeguarli alle norme di sicurezza oppure di dividere i posti con separatori di legno. Finanziamenti alle scuole paritarie. Dal decreto rilancio un totale di 300 milioni di euro alle scuole paritarie. Il Movimento 5 Stelle è solo contro tutti alla Camera, passa la porcata del mega finanziamento alle paritarie. È il commento della senatrice Bianca Laura Granato sul profilo Facebook. Inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico. Sarà il 14 settembre, ma non per tutti. Gli studenti della Puglia e Campania, regioni dove il 20 settembre si voterà per il rinnovo dei consigli regionali, torneranno a scuola il 24 settembre. Ma i primi a ritornare in classe saranno gli studenti di Bolzano il 7 settembre. Esami di idoneità integrativi in presenza. Per il primo ciclo si svolgeranno entro e non oltre il 1 settembre, per il secondo ciclo entro e non oltre il 9 settembre. L'ammissione dei candidati esterni alla sessione straordinaria dell'esame di Stato secondo ciclo sarà consentita dopo il superamento degli esami preliminari che si svolgeranno dal 10 luglio 2020. Nel frattempo, questi candidati potranno partecipare con riserva alle prove di ammissione previste dalle università. Concorso straordinario, proroga fino al 15 luglio per la scadenza di presentazione della domanda. Graduatorie provinciali. Per i supplenti è in arrivo l'ordinanza definitiva per le graduatorie provinciali. Tempi stretti per l'aggiornamento dei dati che potrà essere fatto appena il CSP darà il suo parere non vincolante. Per saperne di più, il tutorial a cura di Antonio Antonazzo, le nuove graduatorie provinciali ed istituto su gildatv.it.
venerdì 10 luglio alle ore 17 sulla piattaforma Zoom, webinar con Gianluigi Dotti della Direzione Nazionale Gilda, Lorenzo Fioramonti, deputato del gruppo misto, Rina De Lorenzo, deputata del Movimento 5 Stelle, Lorella Carimali della Commissione Bianchi, modera Viviana Iannelli del SAM Gilda di Napoli. Anche per oggi è tutto, vi invitiamo a condividere queste news e a iscrivervi al canale. Arrivederci.